La preselezione per l'avviso di mobilità per tre infermieri nell'ASL Irpina finisce con un'indagine della Polizia di Stato. Denunciate tre persone per interruzione di pubblico servizio, ma intanto l'attività investigativa è tuttora in corso per identificare altre persone che avrebbero protestato prima dell'avvio della prova. E quanto trapela dopo le tensioni avvenute all'interno del palazzetto dello sport del Tricolle, luogo scelto dall'azienda sanitaria Irpina per accogliere coloro che hanno risposto all'avviso di mobilità. Distribuiti in cinque varchi, i concorrenti si sono accomodati negli spalti del palazzetto. Di lì a poco, alcuni dei partecipanti hanno iniziato a manifestare il proprio disappunto per le modalità della prova. La situazione è divenuta incandescente, la maggior parte ha abbandonato la postazione e sono dovute intervenire le forze dell'ordine, arma dei carabinieri, polizia e municipale. Arrivato anche il commissario straordinario dell'ASL, Mario Ferrante, per comprendere cosa stesse accadendo, ma lo stesso è dovuto andar via tra fischi e grida. Ferrante, con la commissione, è stato chiamato in commissariato dal vicequestore Salerno. Intanto, nel Palasport, i concorrenti esasperati hanno raccontato i motivi della loro protesta. Vogliamo tornare a casa, siamo stanchi di lavorare al nord, è stato il commento più frequente. Oppure il richiamo alla meritocrazia e l'appello al governatore De Luca di istituire una graduatoria regionale che metta fine agli avvisi di mobilità. Sta di fatto che è stata disposta la sospensione di questa prova selettiva. Il meglio di Napoli sta a nord e non è giusto. Quei là del nord devono venire a casa loro. Allora, noi veniamo dalla provincia di Avellino. Il problema è che non capiamo neanche per quale motivo i nostri parenti, i nostri familiari, che sono tanti anni che lavorano fuori, si fanno valere nelle più grandi realtà del nord. Non capisco per quale motivo si devono venire qua a scannare stamattina per due posti e non si capisce questo concorso di dubbia organizzazione. Prima di fare le capri come l'altra volta ci siamo ribellati ora, quindi non partecipiamo a Il questa cosa. bando prevedeva una selezione per colloqui, all'improvviso e titoli. Colloqui e titoli, ci mancherebbe altro. Precisando che noi vincitori di un concorso pubblico non dobbiamo fare nessuno colloquio per entrare in regione. La legge non prevede prevede un questo. colloquio conoscitivo. Oggi Devono ci solamente troviamo conoscere. addirittura a fare dei quiz. Quando ormai la prova deve essere annullata, le porte sono Le porte aperte. sono Che persone meritevoli, vincitrici del concorso, stanno qua a rifarne un altro. Noi siamo come le forze armate. Abbiamo già superato il nostro concorso, già siamo di ruolo e già siamo a tempo indeterminato. Si tratta di valutare i nostri titoli e titoli, basta. quindi si chiede di farci scendere per meritocrazia!